Dai 22 ci troviamo nello stand di Moivus, un'azienda che ha sede a Pordenone, in compagnia di Alessandro Rocco, direttore commerciale. Allora, quali sono le attività principali che fa l'azienda e quali anche le novità che avete presentato a Fiera Agricola? Allora, noi abbiamo debuttato con un sistema estremamente innovativo che si chiama Ripura. In pratica un trattamento mobile per i reflui. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi prendiamo i reflui zootecnici, li facciamo passare attraverso una serie di vasche di reazione, li trattiamo con gli scarti dell'industria mineraria, sabbie, argille. Quindi facciamo un procedimento di stampo economia circolare completo, perché prendiamo i rifiuti e li trattiamo con gli altri rifiuti, otteniamo una miscela che viene poi separata attraverso un sistema brevettato e alla fine otteniamo fino al recupero del 90% dell'acqua e biomassa. Perché questa cosa è innovativa? Perché l'acqua è il bene del futuro, è il petrolio del futuro, si può definire. Le prossime guerre si combatteranno per l'acqua, non tanto per il petrolio, e ce n'è un disperato bisogno, soprattutto in agricoltura e soprattutto in zootecnia. Quello che rimane dopo aver recuperato acqua che è distillata, perché poi passata in microfiltrazione, in osmosi inversa, è biomassa. E la biomassa è altrettanto importante, perché con quella biomassa si può o concimare un campo, si può fare una biodigestione o si può pirolizzare per produrre energia elettrica e energia termica. Quindi alla fin fine un'azienda che si fornisse di Ripura, che è l'apparecchio che ho appena descritto, completerebbe il circo. Le aziende sono pronte per questa fase sempre più green delle politiche nazionali, della transizione, quelle europee, vanno in questa direzione? Fortunatamente sì, non solo grazie al PNRR, ma semplicemente derivante dal fatto che hanno proprio necessità. L'azienda nasce l'11 dicembre del 2000, Moivus intendevo dire, l'11 dicembre del 2020, sulla risposta a un problema: come gestire i reflui delle aziende, fondamentalmente zootecniche, ma anche quelli civili. E la nostra risposta è stata quella di unire, i fondatori amano dire, la pasta e il pomodoro per fare la pasta al pomodoro. Queste tecnologie non è che non esistevano, non c'era mai stato il pensiero di unirle tutte quante insieme. Dopodiché tutto, madre natura da sola fa in modo e in maniera che zeoliti, bentoniti, che sono quello che noi fondamentalmente andiamo a utilizzare, facciano precipitare l'acqua, le sostanze che ci sono all'interno dell'acqua. Noi abbiamo semplicemente accelerato il processo per un qualcosa che madre natura fa in mesi, noi lo facciamo in 2 ore. Sostenibilità ambientale, ma le aziende devono fare anche poi i conti, quindi sostenibilità economica. Ci sono degli incentivi in questo momento per azioni del genere? Ci sono, per nostra fortuna, e sono fondamentalmente i tre tipi. Innanzitutto il superammortamento per un bene come questo, e poi alla fine devo dire e sostenere anche un'altra cosa. Il 40% di transizione 4.0, perché l'apparato che io ho descritto, cioè Ripura, è totalmente telemonitorato e gestibile e controllabile attraverso app, come si fa oggi praticamente per tutto. Il 10% della nuova Sabatini. Non solo, è un apparato mobile, questo è estremamente importante, perché non necessita dell'autorizzazione integrale ambientale, cioè non devo richiedere permessi per utilizzarlo, ma una semplice comunicazione all'ente ambientale della provincia dicendo: guarda, da domani io ho una nuova macchina che mi consente di trattarmi i reflui da soli, vale a dire non ho più bisogno dello spurghista. E l'azienda agricola come deve fare per contattarvi? Può andare sul nostro sito www.moivus.it e lì sopra ci sono tutte le informazioni di contatto, c'è anche una descrizione analitica di quello che fa Ripura, in modo tale da poter prendere direttamente appunto contatto con una realtà nuova, innovativa, che sinceramente lavorerà per, non gonfiamoci la bocca troppo, ma davvero per un mondo migliore, perché effettivamente sia in agricoltura che da altre parti c'è bisogno di un mondo migliore.